Puglia, dove può contare ormai su un considerevole numero di fan, il comico Uccio De Santis è approdato nella capitale con uno spettacolo dal titolo significativo È una vita che faccio questa vita. Elisabetta Migliorelli lo ha intervistato per noi. Perché di nuovo così? C'è uno scatto la risposta. Ironia semplice ma coinvolgente quella di Uccio De Santis, un'ironia che gli ha regalato il successo in Puglia, la sua terra, e in tutto il sud. Una comicità che nasce nella sua terra e tra la sua gente. Il calore che hanno i pugliesi, la battuta pronta, il sorriso, questo quello che si può trasmettere sul palco. Dopodiché, siccome ovviamente facciamo tante riprese, tanti filmati per la TV, anche per il cinema, e le location che troviamo in Puglia sono fantastiche, sono belle. E tutti insieme proveremo a cantare più che puoi. Il titolo dello spettacolo non ha bisogno di spiegazioni, è una vita che faccio questa vita. E ho pensato di chiamarlo così questo spettacolo perché mi racconto quello che è il mio percorso artistico e sai, un po' come tutti quelli che alla fine fanno spettacolo, questa passione che hanno per lo spettacolo. E nella mia famiglia, poi un padre medico, una madre con un'educazione bella rigida, era difficile accettare una cosa del genere, però io ho continuato ed è bellissimo quando poi quella che è la passione diventa la propria professione. E tornai a casa e dissi, mamma, vedi che posso, ho trovato il lavoro per me, e che cosa devi fare? Devo fare la scimmia. Immaginate la soddisfazione di una mamma, il figlio che ha studiato 5 anni per fare la scimmia, cioè non è da tutti, decidi tu, disse, va bene, tornai dal direttore, disse accetto. Sempre c'era lo spettacolo, immagina quando a Natale un bambino di 5 anni, 5 anni, 4 anni, arrivano i parenti a Natale in casa, io che cosa facevo? Fermi tutti, venite e vedete che cosa ho preparato, che spettacolino ho preparato, quindi c'era questa passione per il teatro, c'è sempre stata. Vai! L'animo resta quello di un fanciullo, anche oggi che ha 48 anni, moglie e due figlie. Una vita tra piazze, teatri, TV, prove e contratti. Una vita, insomma, di duro lavoro. Lavoro quasi 25 ore al giorno, mi dedico proprio all'organizzazione dello spettacolo. Ovviamente tu ti chiedi come fai a lavorare 25 ore al giorno, chiedimelo. Come fai a lavorare 25 ore al giorno? Mi alzo un'ora prima e faccio 25 ore al giorno. Sto proprio davanti al bancone del latte, il latte è finito. Porto lo yogurt direttamente se vuoi. Ma te cretino, fai una cosa, lo prendi quello della bar, il latte, così almeno ti danno i punti. Vabbè. Però non lo prendere intero. No, lo apro, un po' lo butto a terra, un po' lo metto nel carrello. Tua moglie ti segue? Oggi solo. Adesso andiamo a fare shopping a Roma. Il mio vero nome è proprio Uccio, immaginate se io fossi diventato medico, oppure avvocato, eh? Avvocato Uccio, dottor Uccio, farmacista Uccio, damba. Nel futuro c'è in progetto un film dal titolo Mi rifaccio il trullo, è un film molto comico che gireremo in Puglia ed è pronto per l'estate del 2014 e c'è ancora tanto teatro per poi passare alle piazze e via al cinema. Ma c'è sempre il trullo. Mi rifaccio il trullo sempre non manca, è bellissimo il trullo. La nostra storia continua così, ma questa volta comincia da qui. Qui niente draghi, vampiri e fantasmi che non fanno ridere. Le barzellette che vedi in TV sono fatti veri che vivi anche tu. Butta la pasta, riscalda il ragù, siediti a tavola, comincia Voodoo! È tutto per questa puntata a TG2 Storie, torna come sempre tra una settimana. Arrivederci a sabato prossimo e buonanotte.